Progetto Car Detailing 1433 Porsche Carrera 4 GTS Blu Miami. Eccola qua, questa bella signorina che andremo a curare e dettagliare in ogni suo singolo centimetro. Classe 2018 con circa 16.000 km alle spalle, quindi non un vissuto particolarmente intenso a livello di chilometri, ma come annualità sì. Auto che come difetti attualmente presenta una moltitudine di residui di insetti sulla parte anteriore, poi una volta lavata e decontaminata vedremo un po' quale sarà lo stato. Andremo con il ghiaccio secco a fare tutto l'interno dei cerchi e tutti i dettagli dell'interno motore. Cambieremo gli emblemi, li metteremo nero opachi e poi andremo con la nanotecnologia a proteggere chimicamente tutta la carrozzeria, i vetri e la cappotte. Quindi direi che il lavoro ce n'abbiamo in abbondanza, mettiamoci all'opera. Allora, quella che avete visto era una prima fase di decontaminazione, nella fattispecie si chiama decontaminazione chimica. Vado a spruzzare due tipologie di prodotti, un iron remover per le parti orizzontali dell'auto e un tar, quindi un rimuovicatrame nella parte sottostante, e quando trova delle contaminazioni di ossido di ferro, come tutti questi puntini che vedete, reagisce. Adesso manualmente li andremo a togliere. Però capite bene come questo passaggio diventa fondamentale, perché con la lucidatura questi bellissimi amichetti non riusciamo ad eliminarli definitivamente. Ecco perché, lo ripeto a son di diventare noioso, che questo è un processo estremamente fondamentale prima della lucidatura. Allora, andiamo ad ispezionare l'auto. Mi sono già portato avanti con alcune lavorazioni, come vedete. Queste sono delle sassate che ho già provveduto a carteggiare, riempire con colore trasparente, e adesso devo carteggiarle per cercare di spianarle il più possibile per non far vedere la sassata. E questo, come ripeto, è ottimo quando ci troviamo su pezzi in ferro e in alluminio. Sui pezzi in plastica come paraurti e calotte specchio è più difficile riuscire ad ottenere un risultato di eccellenza, però fortunatamente il paraurti è stato riverniciato e quindi queste problematiche non ci sono. Poi ho già provveduto a togliere le pellicole originali per andare poi ad installare quelle in PPF di qualità notevolmente superiore. Ho già tolto le scritte, che queste, come ho detto, le sostituiremo. E poi di prima battuta ci andremo a fare la capote, a pulirla a fondo e a trattarla con un suo coating specifico. E poi, come lucidatura in sé, quello che noto io principalmente è che a livello di difetti, sì, ci sono qualche swirl, quello inevitabilmente, però sul cofano è presente una sorta di opacità dovuta a una lucidatura precedentemente eseguita, mentre sul resto della macchina devo dire che devo andare esclusivamente ad eseguire una lucidatura di finitura. Vedete qua che è un po' opaca la luce e quindi dovrò cercare di renderla caramellosa, come dico sempre io. Bene, il quadro è abbastanza chiaro, direi che è ora di iniziare ad operare.
Allora, abbiamo lucidato la metà destra del cofano, quella sinistra come vedete è ancora da lucidare. Qui ci sono tutti i vari carteggi dovuti alle sassate che ho provveduto già a mascherare. Andiamo a vedere la differenza. Vedete, questa è la zona originale. Ci spostiamo nella zona lucidata e vedete come il cambiamento è sostanziale. Vedete qua la luce come è sbiadita, attorno c'è molta opacità, mentre qua è bella limpida, priva di difetti. Spero che con le mie potentissime telecamere di riuscire a mostrarvelo, però vedete qua la netta differenza. Dal vivo è impressionante, magari da qua riesco a farvelo notare poco, però come tipologia di combinazione di lucidatura ci siamo, possiamo procedere a lucidare il resto dell'auto. Ok, e anche qua vi ridò l'ennesima dimostrazione di come sia fondamentale l'utilizzo di una rampa da infrarossi, specialmente per controllare il nostro lavoro di lucidatura. Nella fattispecie vedete come qua erano presenti qualche residuo di insetti, eccolo qui, lucidato, venuto via, appena abbiamo messo una fonte di calore come la lampada, eccolo qui, che se ne è riaffiorato bello bello, anche questi qua. Vedete? Quindi ribadisco nuovamente come sia fondamentale l'utilizzo di uno strumento del genere per assicurarsi che al 100% siano venuti via questi belli insettacci, perché altrimenti essi riaffioreranno sempre. Secondo ciclo di lampada, molto meno, ma c'è sempre, quindi dobbiamo ancora lucidare e scaldare nuovamente. Ok, io direi che adesso ci siamo. Siamo riusciti a rimuovere tutti i residui di insetti che erano rimasti. Quindi perfetto, direi che adesso possiamo andare in lucidatura di finitura per andare a trovare un gloss ancora più bello come abbiamo trovato sul cofano. Perfetto. Questa operazione ovviamente fondamentale anche per le calotte specchio destra e sinistra. Adesso vi farò vedere. Eccolo qua, come vedete. Un insetto riaffiorato, molto meno rispetto a come si vedeva in origine, però grazie alla lampada adesso abbiamo la possibilità di rimuoverlo definitivamente. Thank you.
Eccoci tornati insieme, giunti alla fine anche di questo bellissimo progetto. Ci tengo particolarmente a cuore a dirlo perché è bene ogni tanto lodarsi, anche se qualcuno potrebbe passarlo per egocentrismo, però sono veramente soddisfatto in quanto l'auto in questione mi viene da moltissimi chilometri, da Bologna per la precisione. Quindi è chiaro che la soddisfazione è enorme, in quanto quando si fanno così tanti chilometri per venire a farne una lavorazione del genere, per me è orgoglio allo stato puro. Non vi nascondo che ho avuto diverse difficoltà nella fase di lucidatura, perché specialmente la parte anteriore ho dovuto, come avete visto, eseguire diversi cicli di lampada prima di arrivare effettivamente ad aver lucidato completamente il tutto, perché mi riaffioravano in continuazione insetti, macchie, segni di calcare. Sono riuscito a levarle la quasi totalità, mi sono rimasti qualche piccolo sinetto, ma lì rischiavo di andare veramente alla fine del trasparente, quindi facevo più danni che benefici. Però adesso devo dire che la percentuale estetica è tornata finalmente al livello che merita, se non meglio, perché, lo ribadisco sempre, le auto appena immatricolate non hanno questa sensazione a livello di tatto e a livello visivo, perché come ben sapete che comunque non vengano prodotte e consegnate, ma possono stare anche mesi in dei piazzali. E comunque sia, in ogni caso, anche i preconsegni che vengono fatti generalmente sono preconsegna basici, quindi non danno poi quelle sensazioni e quei benefici che può dare un trattamento nano o un'eventuale pellicola PPF. Fondamentale sarà d'ora in avanti, questo lo ribadisco sempre, ma una parte essenziale di questa lavorazione, sarà cercare di sfruttare al massimo tutti i consigli che fornisco sulla manutenzione estetica del mezzo, quindi tramite i lavaggi, per riuscire a riportare l'auto sempre in questa condizione qua. Ci sono diverse soluzioni, c'è la soluzione più rapida per chi magari non ha tempo, però ovviamente si deve accontentare del risultato. C'è anche la soluzione più approfondita per chi ha piacere a dedicarsi ai lavaggi. E comunque sia, io ribadisco sempre che fondamentale poi sarà comunque ogni 3-4 mesi eseguire un lavaggio di mantenimento presso la nostra sede o presso un altro detailer di fiducia nella propria zona, magari in modo da avere tutte le cure necessarie, perché inevitabilmente un amatore non potrà mai avere tutte quelle accortezze che un professionista ha. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, un bel like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sempre su tutti i nostri contenuti. Aereo Cordoni, responsabile del Dipartimento Car Detailing della Carrozzeria La Veronica, è tutto, ci vediamo nel prossimo video.